Il regista, l'autore, un grande maestro del cinema italiano come Francesco Rosi, lui l'autore, ci ha messo tanti anni per realizzare questo progetto. Il progetto è importante, è tratto dal libro di Primo Levi, il titolo del libro è La Tregua, e con me oggi abbiamo i protagonisti del film, con noi John Turturro, Stefano Dionisi e Massimo Ghini. Ciao Mara. Ciao Massimo. Ciao Stefano. Hello John. How are you? Fine, very good. Fine, fine. Benissimo, grazie. Cominciamo subito a parlare col nostro ospite. Tu sei di genitori italiani, la tua famiglia proviene da Giovinazzo? My father. Mio padre. Tuo padre? Mio padre è Sicilia. È siciliana. Tu conoscevi il libro di Primo Levi? No, not before 1991. No, non prima del 91. Only after I spoke with Francesco. Solo dopo aver parlato con Francesco. Did I read? Allora l'ho letto. E quale sensazione hai avuto quando tu hai letto il libro? That it was a great book. Era un libro straordinario, questa è l'impressione. A great writer. E lui è un grandissimo scrittore. And that's consistent through, all his books. E questo vale per tutti i suoi libri. Massimo, vogliamo raccontare allora la storia di questo libro. Questo libro è uscito nel 1963, la prima volta che è uscito in Italia, e parlavo prima della difficoltà che ha avuto Francesco Rosi per poter realizzare questo progetto. E mi pare di aver letto da qualche parte che Rosi ha avuto il consenso di Primo Levi una settimana prima che Primo Levi si suicidasse. Per cui, ma c'è tutta una storia dietro che secondo me è molto significativa, ecco. Ecco perché siamo qua a parlare di un film importante. Certo. Peraltro vorrei subito dire che domani sera a Torino ci sarà questa grande anteprima mondiale al Teatro Regio, un grande evento per la cultura italiana, per il cinema italiano, insomma una sì, cosa... Un'anteprima che tra l'altro è stata organizzata tra il Museo del Cinema che c'è a Torino, sì, la Regione Piemonte, insomma c'è stato un convergere di interessi diversi per creare un evento proprio a livello mondiale, quindi siamo anche un po' in attesa e con un po' di trepidazione e emozione perché domani ci incontreremo con il pubblico. No, quella cosa che dicevi è importante, infatti in coincidenza appunto col decennale della morte di Primo Levi, sì, infatti Francesco ci aveva un po' raccontato quella che erano stata un po' l'odissea di tutta questa storia, aveva incontrato Primo Levi pochi giorni prima della sua morte, quindi il progetto si era come bloccato ed era un progetto che aveva camminato attraverso 10.000 difficoltà e alla fine è riuscito, come si dice, a montare l'operazione e a trascinare tutti noi in una avventura, perché il film è stato anche John ha detto che l'ha letto nel 91 il libro. Stefano, tu l'avevi letto oppure l'avete... No, io l'ho letto dopo che mi è stato proposto il ruolo. Il ruolo? Sì. Tu Massimo l'avrai letto sicuramente. No, io l'ho letto prima perché in realtà sia Se questo è un uomo che La Tregua fanno un po' parte di quei libri che sono stati i libri della scuola, di quando noi andavamo a scuola. Poi mi è capitato di dire, insomma, io sono figlio di una persona che è stata, mio padre è stato anche lui, purtroppo, devo dire, sì, in un campo di concentramento, sì, e quindi ho vissuto questa esperienza, diciamo, un po' familiare, quindi quel tipo di letteratura faceva parte un po' dei libri che ho letto anche da ragazzo. E devo dire che quando ho sentito parlare che c'era la possibilità di fare questo libro e questo progetto, per me c'è stata un po' una doppia emozione, che era quella di conoscere un libro meraviglioso e contemporaneamente... Di aver rivivere... vissuto non in prima persona, ma beh, attraverso insomma, tuo padre. Un'esperienza molto forte, molto diretta, ecco, questo sì. Per cui sicuramente questo ti sarà stato anche utile, tra virgolette, non mi piace la parola utile, ma per entrare nel personaggio. Sì, devo dire sì e no, perché uno certe cose poi in parte cerca di rimuoverle e dall'altra parte poi ti aiutano a costruire, forse cinicamente, il lavoro sul personaggio. John Turturro interpreta il ruolo di Primo, per cui è chiaramente Primo Levi. Vogliamo raccontare al pubblico com'è questo personaggio e un po' parliamo un po' proprio della storia? Io non so se veramente si possa recitare Primo Levi, but I think try to convey some of però penso che si possano trasmettere his sensibility as a person. Si possa trasmettere la sua sensibilità di persona. And I think that this book in particular, e io penso che questo libro in particolare it's not just a sad or depressing story. Non è semplicemente una storia triste o deprimente. It's one that celebrates all the è una storia che celebra tutte le gioie della vita, del vivere, e rende la vita un qualche cosa per cui vale la pena.
Quindi ho cercato di apprendere il più possibile su di lui per cercare di capire che persona fosse. E forse si spera, spero di aver catturato un po' qualche elemento di questo personaggio. Ma io sono un po' molto più alto di Primo Levi. È molto difficile comunque essere una persona di quel calibro. Io lo ammiro tantissimo e quindi ho cercato di catturare alcuni aspetti della sua personalità, parte della propria sensibilità. Ti è rimasto qualcosa dentro a te come uomo dopo aver interpretato questo personaggio? Devo dire che mi sono preparato per circa 5 anni e quindi alla fine credo di aver imparato qualcosa di quello che ha fatto e credo che mi sia rimasto davvero molto. Sei dimagrito 20 kg? No, ho letto questo. Una quindicina di chili. Insomma, siamo lì. Hai fatto una dieta ferrea. 5 anni di preparazione, e come ti sei preparato in questi 5 anni, a parte la dieta? Hai visto? A parte la dieta? Ho parlato con molti sopravvissuti. Ho letto tutti i libri possibili. Ho guardato documentari. E ho studiato molto sulla Seconda Guerra Mondiale, ma ne sapevo anche molto perché c'era anche mio padre in quella guerra e quindi ero molto interessato. E poi è l'immaginazione a fare il resto. Non possiamo veramente capire che cosa potrebbe essere, che cosa fosse stato veramente essere in quel periodo, naturalmente. È difficile veramente capire quello che hanno passato quelle persone. Però si cerca con molta umiltà. Abbiamo parlato adesso del singolo personaggio di John. Stefano, racconta tu brevemente la storia, perché non abbiamo ancora parlato di questo. Non vuoi fare, mi guardi. Volevamo... Di? Massimo, vai. Ma brevemente, anche per far capire per quelli che non hanno letto. Ma facciamo parlare Stefano, per l'amor di Dio, per questo dico, mi sembra giusto che raccontiamo un po' del plot. La storia inizia con la liberazione del campo, che è Auschwitz, uno dei campi più grandi e più importanti di sterminio. Durante la Seconda Guerra Mondiale, organizzati dai tedeschi. E c'è l'arrivo delle armate russe e i prigionieri a quel punto si ritrovano finalmente liberi e ad affrontare quello che è un cammino di speranza e di ritorno alla vita, che è anche un cammino però lungo dal punto di vista pratico, perché ci vuole per ritornare in patria sono costretti a fare un viaggio lunghissimo che li porterà in dei posti sbagliati e ad avere delle avventure e delle emozioni che nemmeno si aspettavano in tutta la tratta del viaggio. E la fine del film è quella del libro, rispecchia quella del libro, e quindi è Levi che ritorna alla sua città e che inizierà a scrivere un libro importante, che secondo me è uno dei libri più importanti della storia del Novecento, dei libri scritti nel Novecento, che è La tregua di Primo Levi. Massimo, negli ultimi anni tu stai lavorando tantissimo, sei uno insieme a Stefano ed altri, ma insomma uno dei nostri attori sicuramente più bravi che rappresentano il cinema italiano. Che cosa ti ha lasciato anche a te questa esperienza, un'esperienza importante sia dal punto di vista culturale, personale? Avete girato per 6 mesi in posti, avete avuto grandi disagi, avete avuto anche un grande lutto. Io partirei da quello che stava dicendo. Ecco, io vorrei ricordare. Da quello che stava dicendo prima John, già pensando alla dieta che abbiamo dovuto fare tutti, che è stata prima quella di arrivare lì, già una dieta di preparazione. Anche tu? E beh, insomma, dovevamo interpretare dei personaggi, certo, che uscivano dal campo di concentramento, non potevamo arrivare così ritratto della salute, insomma, quindi tutti abbiamo perso dai 10. Stefano è un po' mingherlino, tu non sei. Non Stefano è quello che ha fatto meno. Anche tu? Ma tu sì, sei già, sì, insomma, sei uno, sei. Però ho fatto 12 giorni Massimo di dieta, sì. Anche tu. Tu che hai fatto, Massimo? Io ho perso anch'io 11 kg. Anche perché conoscendoti bene, ti piace così tanto mangiare. 11 kg. Devo dire che mentre stavamo lì non era difficile mantenere la dieta, perché in realtà mangiare ce n'era pochissimo, nel vero senso della parola. Prima la dieta. Prima la dieta e poi la sofferenza vera per entrare nel personaggio. Ma quello che dico è stato, credo, un po' per tutti. Infatti noi ogni volta che ci siamo anche sentiti dopo il film, ci siamo rincontrati con gli altri attori che erano stati con noi,
ci siamo un po' sentiti anche noi dei reduci che tornavano da un grande viaggio, da una grande avventura, perché il film è durato quasi quanto durò in realtà il viaggio di ritorno di questo gruppo di italiani. Certo. Ed è stata un'esperienza in un paese come l'Ucraina, che è un paese sicuramente difficile, un paese che sta cercando di ricostruirsi con 10.000 difficoltà che incontravamo ogni giorno, che serviva forse psicologicamente a crearci l'ambientazione giusta. Eravamo veramente degli stranieri in terra straniera che avevano ogni giorno delle difficoltà. Però insomma, devo dire, credo che dentro di noi ci abbia lasciato un ricordo molto forte e molto significativo. Allora vediamo la clip del film insieme, così riusciamo a capire. Può essere che mia moglie e i miei figli non ci stanno più. Ma Agata, ma che stai a dire? È quello che ho detto. Che ti viene in mente? Siete sicuri che la nostra gente è ancora viva? A Venezia stavamo tutti uniti in una palazzina. Papà e mamma all'ultimo piano. E a quelli di sotto. Io e i miei fratelli, con le mogli e i figli. Eravamo 31 in tutto. Solo io sono rimasto vivo. Perché Dio ha risparmiato me? Perché ha voluto così? Può esistere Dio. Se esiste Auschwitz. Bellissima questa scena. E io non posso non ricordare, vedendo questo piccolo pezzettino di film, che peraltro nessuno ha visto, perché voglio ripetere, l'anteprima sarà domani sera al Teatro Regio di Torino. Voglio ricordare il direttore della fotografia, un premio Oscar, un grande, Pasqualino De Santi, che purtroppo è mancato una settimana prima che il film finisse. Ricordiamo per dovere di avventura condivisa insieme, anche ecco, infatti nella clip si vedeva Andy Luotto, Claudio Bisio, sì. Teco Celio, che è un attore svizzero, e Roberto Citran, che fanno parte di questo gruppo, di questa banda di disperati. John, come ti sei trovato tu con questo ambiente totalmente italiano? Non puoi dire male. Beh, mi trovavo con degli italiani in Ucraina, quindi benissimo. Per me c'era veramente stato un privilegio essere insieme a tutti questi grandi attori in un film ed essere in grado di fare questo film e essere diretto da un grande maestro del cinema italiano come Francesco Rosi, perché a volte i nostri maestri hanno grandi difficoltà, un regista giovanissimo, nel riuscire a realizzare un grande autore come Francesco Rosi, che debba aspettare 10 anni per fare un film. È una vergogna, e lo dico e mi prendo in questo momento ogni responsabilità, perché sono grandi autori, grandi fai maestri, bene. Bisognerebbe aiutarli. Tu bene, che sei dico. Anche, fai parte, no? Di un certo ambiente politico, caro Guido. Fai bene a dirlo. Beh, ma questo d'accordo? È l'esempio pratico, insomma, che poi le cose succedono. Infatti Francesco... ci ha messo 10 anni, aspetta certo, un altro po'. Certo. Questo magari non dipendeva certo da noi, è dipeso un po' da una certa... Non accuso nessuno. Cecità, ci vorrebbe diciamo, forse un po' più di sensibilità e un po' più di attenzione. Ma questo dobbiamo dire, ecco, io ho una cosa che voglio dire a John davanti a tutti, che questo lo dobbiamo anche al fatto che John ha accettato di fare questo film e si è impegnato, che ha permesso lui, la possibilità, insieme a tutto lo sforzo di Leo Pescarolo e Guido De Laurentiis, cioè della produzione, tutti quelli che hanno contribuito, cioè ognuno ha apportato qualche cosa per permettere a Francesco Rosi di fare questo film. Allora, bravo Pescarolo, bravo Guido De Laurentiis, bravissimo Francesco Rosi, tenace e caparbio come sempre. E l'appuntamento è in tutti i cinema d'Italia, nel cinema d'Italia, non so quando esce il film. Dal 14 di febbraio. Dal 14 febbraio. Domani sera c'è la prima mondiale. E domani sera questo grande evento. A Torino. Buona fortuna. Good luck. Grazie. Grazie Mario. Grazie a Stefano e grazie a Massimo Ghini. La 3.